Benvenuto su Psinel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale, con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuti alla 389esima puntata del podcast di Psinel. Episodio 389. Siamo campioni d'Europa. Se stai ascoltando questa puntata nel giorno della sua pubblicazione, sai che l'Italia qualche giorno fa ha vinto gli Europei 2021, che erano poi 2020. Che tu sia un tifoso o meno, che tu sia interessato al mondo del calcio oppure no, resta con me perché la puntata è molto particolare. Perché oggi vedremo insieme alcune cose interessanti nella psicologia umana, partendo dall'esempio del calcio. Vedremo perché si tende a tifare di più la nazionale, perché la gente tende a comportarsi poco bene dopo aver vinto, un comportamento molto anomalo, e soprattutto vedremo come utilizzare queste leve nella nostra vita quotidiana, nella nostra vita di tutti i giorni. Sei pronto? Bene, allora iniziamo! Oh, allora, come stai? Hai trascorso una bella settimana? Hai guardato gli Europei di calcio? Che tu l'abbia fatto o meno, evita di preoccuparti, perché la puntata di oggi è davvero speciale e davvero particolare. Parleremo di calcio, di sport, di aggregazione, di comunicazione e molto, molto altro. Durante questa settimana hai notato la somiglianza tra i frattali e la meditazione? Se non sai di che cosa io stia parlando, questo era l'episodio precedente, il 388. Prima di iniziare, lascia che ringrazi tutte le persone che come sempre si iscrivono a questo canale, mi seguono sui social e soprattutto chi acquista il mio libro Facci Caso e tutti i nostri percorsi che potete trovare su www.sviluppopersonalescientifico.com e in particolare scrivi la tua storia è adesso disponibile dopo il primo lancio che è stato un successone. Trovi il link in descrizione qui sotto, ma seguimi fino alla fine per saperne di più. Grazie a tutte le persone che sostengono il nostro progetto. Ragazzi, quest'anno è stato particolarmente azzurro. I Maneskin all'Eurovision, Matteo Berrettini arriva in finale a Wimbledon per la prima volta e la nostra nazionale vince gli Europei. Ed è un anno davvero particolare, ok? Ne stanno parlando un po' tutti, ma dal punto di vista psicologico non ne parlano in molti. E oggi parleremo, guarda un po', proprio di questo. La prima cosa che voglio farti notare è il fatto che durante gli Europei e durante i Mondiali gli italiani tifano molto di più e io sono uno di questi, una di quelle persone un po' odiate dai classici tifosi esperti di calcio, tra virgolette, perché dicono beh, non parli mai di calcio, non tifi mai il calcio, adesso vuoi fare l'esperto di calcio. Ed effettivamente hanno un po' ragione. È una cosa che questi vecchi tifosi sanno da sempre e che onestamente ho iniziato a notare molti anni fa, mentre ero in una sorta di campo scuola a Col di Nava e c'era, se non sbaglio, Italia 90 o qualcosa del genere. Nonostante non abbia mai amato il calcio, devo ammettere che mondiali ed europei mi sono sempre piaciuti. E negli ultimi anni, come forse mi hai sentito dire qualche volta, mi sono piaciuti ancora di più perché ho avuto la fortuna di lavorare con alcuni atleti azzurri del passato, non presenti oggi né in campo né nello staff. Però questa cosa qui mi ha coinvolto ancora di più. Allo stesso tempo però ho sofferto molto a causa del calcio. I miei amici non stavano con me quando c'erano le partite, non parlavano con me perché io non sapevo niente di calcio e li vedevo sofferenti per una cosa che per me non aveva assolutamente senso. Dicevo, ma perché stai male? È una partita di calcio. Negli ultimi anni però ho iniziato a notare questa cosa anche in me stesso, diventando più tifoso magari di alcuni atleti che seguivo, diventando magari più attento ai fattori psicologici che possono stare dietro il tifo e in generale, diciamo così, il sentirci attaccati alla bandiera, ad una squadra. Ho iniziato così a creare alcune ipotesi. Alcune sono sicuramente venute in mente anche a te, scommetto. Altre invece sono squisitamente psicologiche, sì, perché il tifo, il mondo del calcio, i gruppi che si vengono a creare sono studiati da diverso tempo.
Ora partiamo con la cosa più semplice, la riprova sociale. Il fatto cioè che tante persone facciano una cosa. E come sappiamo, il nostro sistema, come potremmo dire, evolutivo, quando vede che tante persone fanno la stessa cosa, si mette anch'essa a farlo. Non è stupido, è che semplicemente è una regola, è un'euristica, è un bias, è una scorciatoia mentale che ci ha consentito di sopravvivere. Se vedevamo che tutti mangiavano le bacche di quell'albero, era perché probabilmente erano tante, erano commestibili e gli consentivano di, non so, avere energia per tutto il giorno. Così scommetto che anche se non sei un tifoso di calcio, in queste serate di europei ti sei accorto palesemente di che cosa stesse accadendo. E non solo, probabilmente ti sei accorto anche se la squadra che stavi seguendo, stavano seguendo, stava vincendo o stava perdendo. Non è così? Se non sei un tifoso di calcio e hai deciso di guardare tutt'altro, la sera degli europei avrai sentito sicuramente esultare, fare no, lanciare le cose e alla fine scorribande per le città. E quindi sicuramente, dolente o nolente, hai saputo i risultati della squadra di calcio. Quindi sicuramente c'è il tantam mediatico unito alla riprova sociale, al fatto che se tanti fanno quell'azione lì, beh, allora deve essere furbo, intelligente fare quell'azione lì. O la sensazione, la FOMO, no? La paura di essere messi fuori, la sensazione di voler anche tu partecipare, anche io voglio gioire, urlare, andare in giro a fare casino con gli altri. E quindi, anche se non sei un tifoso, magari come me, vieni maggiormente spinto a guardare la partita. Ok Gianna, ma dici che davvero le persone possono avere questa potenza su di noi? Assolutamente sì, ti ricordi l'esperimento di Ash con le tre linee? No, l'influenza sociale, il fatto che tutti gli altri dicano che una linea è più corta dell'altra, vabbè, ti metto qua sotto un video tra gli appunti. E tutta questa faccenda della FOMO, della reciprocità, non sono barzellette, sono cose studiate. Sappiamo tutti che quando tutti fanno qualcosa tendiamo a incuriosirci su quella cosa, ci sarà un motivo per cui tutti lo fanno. E conosciamo anche la FOMO, la fear of missing out, la paura di non far parte di qualcosa, il terrore di non far parte di questa cosa, di non aver vissuto l'esperienza dell'europeo o comunque di qualsiasi altra cosa nella quale c'è tanta gente che segue e poca gente che non fa parte di quella situazione. Jenna, ma quindi vuoi dirmi che in realtà è tutto pilotato? Nel senso che loro usano queste tecniche per convincerci a guardare il calcio? Sono tecniche psicologiche che non sappiamo? È manipolazione? Non esattamente. Di certo chi si occupa di marketing, di queste cose, sa come muoversi agilmente in tale ambito. Ha fatto un articolo molto interessante Dario Vignali sul suo profilo di Instagram. Tuttavia non credo che sia una cosa di adesso, di questo momento, da quando esiste il marketing. Ti basta pensare a millenni fa, quando andavamo a vedere i gladiatori nelle arene. Per chi non lo sapesse, questi erano dei veri e propri atleti, degli idoli per alcune persone. Combattevano per la propria libertà e si allenavano come dei veri professionisti. C'era già qualcosa sotto? C'era qualcosa di segreto? Assolutamente sì. Certamente gli imperatori utilizzavano questi personaggi per i propri scopi, per le proprie propagande, eccetera, eccetera. Ma pensare che l'uso dello sport come tecnica, diciamo così, di condizionamento delle masse sia qualcosa di moderno, di adesso, nato da un punto di vista machiavellico, neoliberista, si sbaglia alla grande. Ci basta andare ancora un po' più indietro nel tempo per arrivare alle Olimpiadi greche, che erano talmente importanti da far cessare le guerre per assistere a questi eventi, come momento di pausa, già millenni fa. Un'altra piccola risposta sensata è che noi tendiamo ad identificarci con dei simboli e delle narrazioni. Lo abbiamo visto tante volte, ti ricordi? Harari ci racconta proprio che gli esseri umani, a differenza di tutti gli altri nostri cugini animali, gli scimpanzé ed altri animali, non hanno la capacità di aggregarsi. E Harari lancia l'ipotesi, e non solo lui, del fatto che ad aggregarci siano stati i simboli, le bandiere, le narrazioni.
I miti di fondazione che troviamo ancora in tutta la storia servivano a questo, e secondo Harari i popoli hanno iniziato a radunarsi sotto dei simboli, magari all'inizio animistici, poi piano piano sempre più strutturati dietro a religioni, fino ad arrivare ai moderni stati, che anch'essi sono delle costruzioni simboliche, non esistono. L'Italia di per sé non esiste, o meglio esiste solo su una cartina geografica, o meglio su una cartina politica. Se arrivassero un giorno gli alieni, non capirebbero che l'Italia è un pezzo a parte, tranne per il fatto che è una penisola, ma per il resto è una cosa che io e te ci raccontiamo. L'abbiamo visto molte volte nel potere delle storie. Che cosa fanno queste storie? Queste storie hanno la capacità di farci identificare con esse. Io mi identifico nella mia bandiera, nella mia religione, nella mia propria causa. E questo dà un potere di trazione, motivazione, ispirazione che non solo ci consente di fare quella cosa magica di cooperare tutti quanti insieme, ma ci spinge a fare azioni che normalmente non faremmo. A tutto questo possiamo aggiungere altri piccoli fattori psicologici, piccoli mica tanto, come ad esempio il in-group e out-group di Tashfel, di cui abbiamo parlato molte volte, cioè la tendenza a costruire un noi contro loro, un fenomeno affascinante ma che può portare anche le persone a comportarsi non troppo bene, cioè in altre parole a vedere gli altri come tutti uguali, come tutti sbagliati, mentre noi come meravigliosi, giusti e corretti, mentre tutti gli altri sono degli inglesacci ubriaconi, mentre noi invece siamo tutti quanti bravi, fino a che anche noi non iniziamo ad avere un in-group e un out-group all'interno della nostra stessa società. Loro sono terroni, loro sono polentoni, loro sono così, loro sono cosà. Abbiamo anche un effetto di omogeneità dell'out-group. In altre parole, tendiamo a vedere le persone appartenenti ad un altro gruppo come tutte uguali. Quindi se conosciamo qualche inglese ubriacone, sono tutti ubriaconi. Se conosciamo qualche polentone pantofolaio, sono tutti pantofolai. Sto inventando. E ovviamente questa situazione noi contro loro rende i gruppi interni più coesi, e non solo, fa sì che tutte le proprietà positive che possiamo attribuire ai gruppi, agli esseri umani, vengano attribuite, indovina a chi? Esattamente agli appartenenti al nostro gruppo. E quindi ecco che tutti quanti escono con video del Italians doing better, l'italiano lo fa meglio, la coolness, ho sentito dire da Marco Montemagno, in questo periodo l'Italia è cool. Beh, effettivamente tutto vinciamo in diversi ambiti, siamo fighi, probabilmente è vero, anzi è vero se parliamo con degli stranieri, ma nuovamente siamo un po' vittime di questo bias della out-group e in-group homogeneity. Se poi vogliamo buttare giù un pezzo da 90, inseriamo anche il fatto che noi apparteniamo tutti quanti alla stessa specie e siamo anche tribali e abbiamo degli archetipi nella nostra mente che ci portiamo dietro, e in realtà quando osserviamo una partita di pallone o un qualsiasi altro scontro, diciamo così, sportivo, in realtà noi stiamo rivivendo l'osservare una battaglia tra tribù, e questo osservare la battaglia tra tribù non può fare altro che attivarci, accendere fino a diventare delle bestie. Sì, delle bestie. Non so se hai visto i telegiornali dove c'erano degli italiani che festeggiavano, buttavano a terra i rider, saltavano sulle macchine, hanno messo a ferro e fuoco le città. E posso assicurartelo, perché purtroppo alcune di queste cose le ho viste. Sono andato in giro alle 3 di notte, tornando a casa, ho visto dei ragazzi che volevano fermarmi per lanciarsi addosso a me sullo scooter. Insomma, ragazzi, davvero un piccolo delirio. Perché? Beh, anche qui potremmo parlare in lungo e in largo. Partiamo sempre da questo in-group e out-group. A un certo punto, quando vince l'Italia, questo popolo, un popolo riunito, meraviglioso, deve prendersela con qualcun altro. Non può più prendersela con l'inglese, non può più prendersela con lo spagnolo, se la prenderà con lo Stato. Ed ecco, distruggiamo le auto, distruggiamo le cose simbolo del potere, ed ecco l'elite contro il popolo, eccetera, eccetera. E questa cosa crea un effetto pessimo, anziani contro giovani, insomma si esaltano tutte le differenze. E se a questo ci aggiungi il fatto che Gustave Le Bon, nel suo strafamoso La psicologia delle folle, ci racconta che all'interno di una folla diventiamo un po' tutti pecore, un po' più stupidi, tendiamo a regredire, avrebbe detto Freud, ecco che effettivamente
può darsi che capiti questo. Non solo, all'interno di una folla, quando tutti fanno casino, tendiamo ad avere la responsabilità condivisa. Ti ricordi il caso di Catherine Genovese? Se non sai di che cosa sto parlando, vai a cercare Catherine Genovese, o comunque, se riuscirò, pubblicherò un video proprio su questa responsabilità condivisa. Il fatto che, se siamo tutti quanti insieme, il nostro senso di responsabilità nei confronti della società tende ad abbassarsi tantissimo. Nel senso, ma tanto, se tutti danno fuoco ai cassonetti, posso farlo anch'io. Oh, che bello! Quindi ragazzi, per tirare un po' le fila, è una cosa meravigliosa che ci si possa radunare tutti insieme dietro ad una bandiera, dietro ad una narrazione. Tuttavia è vero, sì, gli stati e i governi da sempre hanno utilizzato queste tecniche per guidarci. Lo sappiamo già a Roma, i gladiatori, il bello per la politica. Ti ricordi le lezioni di storia dell'arte? Ecco, perché per la politica, appunto, io ti faccio un bel monumento se tu mi voti. Io faccio combattere quei gladiatori se tu mi voti. E oggi invece è cambiato. Abbiamo visto Ronaldo che sposta la Coca-Cola durante un'intervista. Quello era il simbolo, il marketing, e Ronaldo la sposta, in quel momento fa crollare le azioni della Coca-Cola. Vedete come un semplice gesto davanti a tante persone modifica la narrazione nella mente delle persone in modo talmente pesante da essere rilevabile all'interno di un listino prezzi dell'andamento delle azioni della Coca-Cola. Cioè, non è uno scherzo, una narrazione, la Coca-Cola, messa appiccicata ad un'altra narrazione, è talmente potente che il nostro cervello è così stupido da mettere insieme le due cose e pensare: figo bere la Coca-Cola, se lo fanno lì negli europei. E Ronaldo, con un semplice gesto, sposta questa cosa, modifica la narrazione, e per qualche istante la narrazione, la Coca-Cola, perde milioni di euro in borsa. Insomma, le storie che ci raccontiamo non sono solo storie. E seguimi fino alla fine, perché ti devo parlare di STS. Bene ragazzi, pensavo di fare una puntata molto più easy come al solito, ma sono un pirla e non ci sono riuscito, anche perché, come puoi immaginare, per ognuno di questi principi psicologici presi in esame avrei potuto fare 2 o 3 puntate, forse anche di più. Ora vorrei prendere alcuni di questi principi psicologici per auto-aiutarci nella vita di tutti i giorni, costruire, tra virgolette, la nostra auto-narrazione che ci consenta di essere più motivati e più efficaci nella nostra vita. Bene, come al solito, bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana. Primo, il tuo perché. Come abbiamo visto numerose volte, il nostro perché, i valori che perseguiamo, sono ciò che guida il nostro comportamento. Ed il tifo, le bandiere e le narrazioni ci danno dei perché molto forti, molte volte senza renderci conto del perché ci danno quel perché, o meglio, di che tipo di perché si tratti. E infatti, se ti fermi un secondo, potresti renderti conto che ami il calcio, il basket o quello sport, non tanto per supportare la squadra, ma perché ami stare con le persone. Magari ti senti come più libero in quel contesto, hai una battaglia da combattere ben chiara. Ecco, se capita così, fermati qualche istante e chiediti quante cose positive trai da quel tifare. Fai un bel elenco con carta e penna. Quali sono le cose che ti danno un perché in quello sport specifico? Che perché c'è nel seguire quello sport specifico? Chieditelo un po' di volte. Se per caso non sei un tifoso, non sei un tifoso di nulla, approfittane per rispolverare il lavoro con i tuoi valori. Chiediti perché faccio quello che faccio e poniti 2 o 3 volte questa domanda perché, cercando di estrarre almeno 2 o 3 valori. Come ad esempio, perché ascolto Psinel? Perché voglio migliorare. E perché voglio migliorare? Perché voglio sentirmi pienamente me stesso. E perché voglio sentirmi pienamente me stesso? Perché così mi sento davvero libero. Quindi, in questo caso, potrebbe essere la libertà. Oppure avresti potuto rispondere perché amo conoscere. Amo la conoscenza, anche al di là della libertà che potrebbe darmi. Allora il tuo valore in questo contesto specifico è la conoscenza. Fermati qualche istante e fai questo esercizio. Fa molto molto bene. Secondo, trasporta i tuoi perché. Se sei riuscito a trovare 2 o 3 motivazioni, cioè 2 o 3 perché tifi la tua squadra, oppure 2 o 3 tuoi valori, prova a immaginare come sarebbe se li utilizzassi in altre aree della tua vita.
come ad esempio nel lavoro, nelle relazioni, eccetera. Magari già lo fai, prova a notare dove già applichi questi perché al di fuori del tuo tifare. Nuovamente, se non sei tifoso, trasporta i perché che hai trovato prima nelle altre aree. Nell'esempio di Psinel potresti chiederti: in quali altre aree della mia vita mi piace perseguire la conoscenza? In quale altre aree della vita voglio sentirmi più libero? Eccetera. Terzo, come potrei sentirmi un po' più libero? X. X è il valore che hai individuato, la libertà, la conoscenza, eccetera. Come potrei sentirmi più libero in quel contesto? Ok, quindi chiediti, devi abbinarlo al contesto che hai trovato prima. Quindi chiediti come potrei sentirmi un po' più libero sul lavoro, come potresti sentirmi un po' più libero nelle relazioni, eccetera, eccetera. E scrivi con carta e penna. Esempio, come potrei sentirmi più libero sul lavoro, sentirmi più sereno? Beh, forse potrei svegliarmi un po' prima, in modo da avere più tempo per fare le mie cose. Potrebbe essere un esempio. Non il mio, ma potrebbe essere un esempio. Quarto, cerca gruppi che perseguono i tuoi valori. Ora che conosci i tuoi valori, o che perlomeno ne hai individuato qualcuno, perché, ok, ti ricordi come funzionano? Ora chiediti se esistono gruppi che li condividono. Non devono essere gruppi di amici. Sì, anche gli amici, però non è così facile avere amici con valori identici, ok? E a volte è controproducente andare alla ricerca. A volte l'amicizia può andare anche oltre i valori, poi un giorno ne parleremo. Cerca dei gruppi anche online che perseguono i tuoi valori, ricordandoti che i valori sono direzioni e non sono mete. In altre parole, non ti sentirai mai completamente libero, non ti sentirai mai di sapere tutto, non sentirai mai X e mettici il valore che vuoi. Ti inserirò qui sotto la puntata, la famosissima puntata sulla differenza tra obiettivi e valori, e anche l'esercizio che ti può aiutare attraverso ciò che hai fatto adesso ad aumentare tantissimo il tuo benessere personale per i prossimi 6 mesi, proprio lavorando con i tuoi valori. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questa puntata che, come al solito, credevo di riuscire a fare un po' più breve, invece vedo dal timer che è ancora lunghissima. Va bene, mi sacrificherò e taglierò l'audio. Ho il valore, il desiderio di far espandere la conoscenza delle persone, per cui sicuramente mi metterò con impegno nel farlo. E prima di salutarti, voglio ricordarti che sta per riaprire Scrivi la tua storia, o STS per gli amici, che è un nostro percorso molto bello, che ha dato grandi soddisfazioni a molte persone ed è tutto fondato sulle narrazioni, o meglio sulla narrazione più importante di tutte, la narrazione della tua vita. Sì, hai capito bene, STS è un percorso che ti conduce attraverso 30 giorni di scrittura a riscrivere la tua vita, andando a prendere quegli eventi importanti della nostra esistenza, partendo dalla nostra infanzia, arrivando ai giorni nostri e rivolgendoci anche al futuro, ricostruendo in questo modo, attraverso la scrittura, le tue narrazioni, portando i valori nei punti giusti e andando a vedere quali sono stati quei meravigliosi punti di snodo della tua vita, le famose sliding doors, e attraverso questo puoi ricostruire anno dopo anno la tua vita. Sì, hai capito bene, perché STS può essere ripetuto anche più volte durante l'anno. C'è gente che mi martella ogni giorno, mi dice: Jenna, è venuto il tempo, posso rifarlo? Posso rifarlo? E devi sapere che lo acquisti una volta sola e puoi rifarlo per tutta la vita. È un percorso meraviglioso. Qui sotto troverai il link, come al solito puoi trovare il link anche su www.sviluppopersonalescientifico.com. Bene ragazzi, siamo davvero giunti al termine della puntata di oggi. Come al solito vi do l'appuntamento alla nostra live del giovedì mattina, che prima o poi sposterò al venerdì pomeriggio. Forse l'ho già fatto, perché questo è il Gennaro del passato che parla, ma non lo so, non vorrei fare, diciamo così, un paradosso spazio-tempo. E come sempre ti ringrazio per avermi seguito fino a qui, ti auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana per la puntata 390 del podcast, siamo quasi a 400. Un saluto da Gennaro Romagnoli di Psinel.com e sviluppopersonalescientifico.com.